fondamentali che in questo momento dobbiamo considerare, soprattutto perché si tratta di tendenze che non si invertiranno mai, quindi sono delle tendenze di cui dobbiamo tener conto pensando al futuro prossimo venturo. Dico prossimo venturo perché sappiamo benissimo che c'è stata un'accelerazione molto forte nell'avanzamento tecnologico e culturale, per cui, come diceva Bruce Sterling, abbiamo una situazione abbastanza strana. 5 anni nel XXI secolo assomigliano a 25 del XX. Le quattro tendenze da seguire sono queste. Da un lato avremo sempre un maggior aumento della capacità di calcolo, quindi dei computer sempre più potenti, dei device sempre più potenti. E questo significa che anche la scienza avanzerà molto e la nostra descrizione del mondo cambierà moltissimo in funzione delle scoperte scientifiche. Tra altre cose, se pensiamo che se avessimo fatto vedere un iPhone agli scienziati della NASA negli anni 60 l'avrebbero preso come tecnologia aliena, abbiamo un'idea abbastanza chiara di come stia correndo il futuro. La seconda tendenza è quella della connettività. La connettività tenderà a essere sempre più ubiqua e sempre più economica. Anche questo lo possiamo vedere nella nostra esperienza degli ultimi anni. Qualche anno fa parlavamo moltissimo di digital divide. Oggi ci rendiamo conto che in realtà con 5 euro al mese disponiamo di connettività illimitata pressoché su tutto il territorio nazionale con un semplice smartphone. La terza tendenza sono i device, i dispositivi, che tenderanno anche loro a essere sempre più piccoli e sempre più economici e affrontabili. Anche questo lo vediamo. Oggi sono diventati quasi un entry level nella tecnologia, gli smartphone, e stanno avvicinando alla tecnologia molte persone che prima dell'interfaccia touch non potevano avvicinarsi a questa, diciamo, avevano una curva di apprendimento molto più elevata per accedere a un computer, a internet e tutto il resto. La quarta tendenza importante sono le persone, perché se noi cominciamo a mettere insieme l'aumento della capacità di calcolo, la disponibilità dei device e la disponibilità di connessioni ubiqua, e insieme la usiamo per connettere persone, abbiamo una cosa che è importantissima, una maggiore circolazione di idee. E i fisici teorici hanno dimostrato che una maggiore circolazione di idee corrisponde a una maggior qualità delle idee che vengono espresse. Quindi questo significa che il nostro futuro, il nostro sviluppo, comincerà ad accelerare in proporzione alla quantità e alla qualità delle idee che riusciamo a far circolare. E questo che cosa significa? Significa che il vantaggio competitivo di un territorio, di un paese come l'Italia, per esempio, ma anche di un piccolo territorio, è tutto nella capacità di far circolare una maggiore qualità di idee, che non è un problema di infrastrutture. Molto spesso è un problema culturale, è un problema di, se vogliamo, ingegnerizzazione della circolazione delle idee. E questo è il lavoro che stiamo provando a fare in maniera ancora embrionale a Potenze Smart. Questa è una cosa che potrebbe forse unirci in una condivisione di campo di gioco, se vogliamo, anche con l'Udine.